Aiuto! Fatemi uscire! C'è nessuno? Non crederete mai a quello che è successo? O forse sì. La mia gemella Silvia è sempre stata molto cattiva con me, facendomi ogni tipo di scherzo, come quella volta che ha messo del colorante blu nel dentifricio e tutti i miei denti sono diventati blu. Ma questo è solo uno dei tanti scherzi che mi ha fatto. Ad esempio, mi ricordo una volta a scuola iniziò a mangiare la colla e io mi presi un infarto. Solo dopo scoprii che in realtà aveva sostituito la colla con dello yogurt bianco. Oppure quella volta che mise del colorante rosso nel mio disinfettante per le mani. Pure quella volta che mi fece credere di aver rotto il mio telefono. Ero impanicatissima, ma poi scoprì che in realtà era solo lo screenshot di uno schermo rotto che lei aveva messo come sfondo del mio telefono prima. Oppure quella volta che decise di sostituire la crema degli Oreo con il dentifricio. Ebbene sì, con il dentifricio. Ovviamente io, non vedendo nessuna differenza, li mangiai. Ebbene, ora non mangio più Oreo. Oppure quella volta che le chiesi un fazzoletto a scuola e lei lo ricoprì di colorante verde. Risultato, tutto il colorante verde finì nel mio naso e tutta la classe pensava che, insomma, avete capito? Io non capivo perché tutta la classe continuasse a ridere, a guardarmi e a ridere. Per non parlare poi di tutte quelle volte in cui mi chiede in prestito le penne a scuola e poi me le sbava tutte. Ma questa volta l'ha combinata davvero grossa. Era un tranquillo pomeriggio quando Silvia iniziò a giocare con il suo nuovo telefono. Ma cosa sta facendo? Pensai. Cercava di mascherarsi per provare ad imbrogliare il riconoscimento facciale. Io volevo solo starmene tranquilla a leggere il mio libro. Ma avevo già intuito che c'era qualcosa di strano nell'aria. Anita, posso provare il Face ID con te? No, lasciami in pace. Dai, almeno vediamo se con le gemelle funziona. Dai, proviamo. Va bene, provalo. Provalo tu, ok? E fu allora che feci lo sbaglio più grande di sempre. Anita? Non capivo cosa stava succedendo, era tutto buio. E
fu così che iniziò la mia disavventura e mi ritrovai quindi dentro il telefono di Silvia. Oltre a maltrattarmi e swiparmi da una parte e dall'altra, non era finita qui, perché Silvia decise di aprire qualche app. E fu così che mi ritrovai dentro YouTube. Più precisamente, dentro il mio canale. Era fantastico, potevo addirittura uscire dal video. E ovviamente la prima cosa che feci fu di lasciare un bel like al mio video. Certo, io sarei voluta rimanere su YouTube, magari guardare i miei YouTuber preferiti, incontrarli, salutarli, ma Silvia, ovviamente, vedendo che mi divertivo, cambiò app. Silvia pensava di farmi un dispetto a catapultarmi in varie app diverse, ma invece, con questa app, successe qualcosa di magico. Sembrava un posto magico, incantato. E poi all'improvviso... Non ci potevo credere, il mio personaggio preferito Disney di fronte a me. Ma a quanto pare dormiva, quindi cercai di toccarlo. Silvia vide tutto e ovviamente, vedendomi divertita, chiuse il gioco. Cercai di toccare lo schermo e le varie app per cercare di uscire dal telefono, ma a questo punto mi rimaneva solo una cosa da fare per poter scappare, e cioè chiedere aiuto a qualcuno che sa sempre tutto. Ehi! C'è nessuno? Ciao Anita, cosa posso fare per te? Ma tu chi sei? Sono Siri, l'assistente virtuale. Voglio uscire da qui, come faccio? Domanda interessante, Anita. Ok, Anita, che ne dici di un film? Devi solo chiedermi che film danno stasera qui vicino. Ma tu sei reale? Non mi piacciono affatto queste categorizzazioni arbitrarie. Purtroppo l'aiuto di Siri fu inutile, come sempre. Ma le cose si aggravarono. Ebbene sì, Silvia decise di mettersi il pigiama e dimenticarsi completamente del mio rapimento e intrappolamento e decise quindi di andare a dormire. Dimenticandosi completamente di me.